Vigili del fuoco, protezione civile, ma anche corpo forestale sono dovuti intervenire ieri pomeriggio per far cessare l'incendio che ha coinvolto 42 auto danneggiate appunto dalle fiamme che sono divampate vicino alla spiaggia di Eloro, nella zona di Marina di Noto, a pochi metri dal parco archeologico omonimo e dal confine con la riserva di Vendicari. Non ci sono state per fortuna conseguenze per le persone che avevano lasciato le macchine, ma il panico è stato tanto e i proprietari delle automobili parcheggiate dentro un terreno privato nei pressi di una spiaggia l'hanno vista davvero brutta. Doveva essere una giornata, una domenica di mare che si è però trasformata in incubo e in inferno per i proprietari delle autovetture, dal possibile cortocircuito dentro qualche automobile che ha dato le fiamme al classico mozzicone di sigaretta gettato a terra tra le sterpaglie. Questo, le varie ipotesi che si fanno per verificare quanto sia accaduto. Tra le ipotesi non da scartare anche la possibilità che si tratti di un gesto da parte di un mitomane, ma ovviamente tutto al vaglio degli inquirenti. Le immagini del terreno privato con le automobili e quel che resta della loro carrozzeria sembrano appunto estrapolate da un film Inferno di Cristallo. In particolar modo, l'incendio è divampato poco dopo le 14 e il fumo provocato dalla combustione si è alzato così alto da essere visibile anche a chilometri di distanza. Il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, ha seguito le fasi dell'incendio mettendo a disposizione un bus navetta per far rientrare in città i bagnanti e le cui automobili erano andate distrutte.